prova a lavorare Gobbi, viene fermato dal raddoppio, ancora Pasquale per Girardino che finisce per terra, lotta da terra, poi col tacco addirittura per Gobbi, che giocata di Girardino, Gobbi dentro e il tacco di Mario Alberto Santana, un gol straordinario della Fiorentina, due colpi di tacco fanno 1-0. Pasquale, Jovetic col tacco, prolunga bene per Gobbi, sta arrivando anche Pasquale, Gobbi torna da Jovetic, punta la rete di rigore Montenegrino, mette la palla sul destro, prova anche a calciare Stefan Jovetic, la palla si abbassa troppo tardi, rimessa dal fondo, che giocatore è il numero 8. Jovetic viene fuori, salta secco Papastatopoulos, attenzione a Jovetic che punta la rete di rigore, mette la palla sul destro, va da solo Jovetic, Amelia in due tempi, mette una pezza sul pallone. Arriva il pallone verso Natali che stacca di testa, non trovando lo specchio della porta, ma arriva sempre prima lui, Cesare Natali. C'è sempre Pasquale che recupera sull'errore di Mesto, Montolivo dentro, ancora per Pasquale, esterno della rete, grande opportunità ancora per la Fiorentina. Calcio d'angolo per il Genoa, arriva il pallone nell'area di rigore, lo va a toccare Bocchetti, rimessa dal fondo, sono già due partite consecutive che va vicinissimo al suo primo gol in Serie A. Jovetic, grande lavoro, con l'esterno per Gobbi, grande possibilità, Gobbi col sinistro, Amelia copre il primo palo e la mette in calcio d'angolo. Ancora Montolivo dentro per Gobbi, c'è Jovetic solissimo, Gobbi lo vede ora, Jovetic a tu per tu con Amelia, Jovetic lo salta, Amelia sul pallone, no, calcio di rigore per la Fiorentina. Gilardino ha litigato per questo calcio di rigore, lo vuole battere lui, calcia Gilardino, 14° gol in campionato di Alberto Gilardino, 2-0 per la Fiorentina, ha combattuto e ha tirato il rigore, ha avuto ragione lui. Sempre Pasquale in verticale per Babacar, Bocchetti in anticipo, occhio però al senegalese che è molto veloce, prova a passargli davanti, chiude Bocchetti che buca, Babacar per il primo gol in Serie A! Babacar, eccolo, il primo gol in Serie A! Non esulta nemmeno lui! È piccolissimo e va a segnare a 16 anni il suo primo gol in Serie A! 17, giusto, hai ragione, li ha compiuti 4 giorni fa!